Ragazzuoli cari, benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Passato bene questo Natale? Beh, spero di sì. Anche a me è andata abbastanza bene e mi è cresciuta ancora di più la voglia di fare video e mi sono uscite tantissime idee nuove. Oggi però siamo qui per fare uno degli ultimi riassunti di My Hero Academia, almeno per i ragazzi della prima A, anche perché poi dovrei fare i villain ed è una cosa che mi ispira tantissimo. Comunque, oggi abbiamo la carissima Kyoka Jiro, personaggio molto sottovalutato a parer mio, e soprattutto molto carismatico, ma anche, insomma, per noi maschietti non è male come ragazza. Strasimpatica, tra l'altro. Niente, detto questo, iniziamo! Jiro è nata da Kyotoku e Mika Jiro, compositori e musicisti, ereditando dalla madre il quirk Earphone Jack. Durante l'infanzia, sempre grazie ai genitori, Jiro ha sviluppato un interesse per la musica, imparando a suonare molto bene diversi strumenti. Proprio per questo, la mamma e il papà desideravano tantissimo che la loro figlia diventasse una famosa musicista ripercorrendo le loro orme. Ma Jiro ha deciso di diventare un'eroina per dedicare attenzioni e il suo quirk agli altri. Fortunatamente, quando racconta ai suoi genitori i suoi piani, rimangono contenti per lei, pensando proprio: Madonna, la nostra figlia vuole usare il suo quirk non per suonare, ma addirittura per aiutare delle persone, e quindi, essendo rimasti molto contenti, gli lasciano percorrere la sua strada. Purtroppo non sappiamo nient'altro sul passato di Kyoka, infatti la vediamo per bene solo nel finale della prima serie, quando Tomura arriva addirittura a attaccare la scuola e per un evento e l'altro viene divisa dai compagni di classe insieme a Yaoyorozu e Kaminari. Qui scopriamo anche i quirk degli altri due, oltre che il suo. Jiro, infatti, usa il suo quirk per lanciare un attacco sonico per causare uno stordimento ai nemici. Successivamente, Momo crea una coperta isolante per le due e Kaminari ha la possibilità di friggere i nemici senza ferire le due ragazze. Jiro purtroppo non brilla particolarmente nel festival, esce infatti insieme a tutta la squadra durante il round del cavallo umano, vedendosi costretta quindi solo ad assistere fino alla cerimonia di chiusura del festival. Tuttavia, durante il festival ha colpito un totale di 40 aziende di eroi professionisti, le quali le hanno aperto la strada per allenarsi con loro e fare esperienza. Tra tutti questi, lei sceglierà di fare la stagista sotto Death Arms, imparando a salvare gli ostaggi in situazioni di pericolo. Tornata dal tirocinio, i miglioramenti di Jiro si vedono e come. Insieme a Koda riesce a passare l'esame finale per la missione al corso estivo, fornendo supporto e copertura al compagno di classe, che si rivelerà fondamentale per rendere inoffensivo Present Meek, superando quindi il cancello e portando Jiro con sé. La nostra cara Kyoka, però, in questo esame non ha solo avuto il potere di coprire il compagno, però ha infatti dimostrato, come Midoriya per Todoroki, di tenere ai suoi amici e di cercare di spronarli in tutti i modi possibili, arrivando a sbloccare addirittura il più impaurito della classe. Koda non è una cosa da poco, guys? Potrebbe avere una buona leadership. Neanche nell'arco narrativo della saga di Boschi la nostra cara Jiro non spicca particolarmente a causa del villain Mustard, che la fa svenire a causa del gas. Ma nella saga della licenza provvisoria d'eroe passa tranquillamente tutti i test, arrivando a vedere il suo nome nell'elenco dei promossi, rimanendo anche felice di aver superato, in quanto a punteggio, molti altri compagni che si supponeva passassero al suo posto. Si trova però dispiaciuta per Bakugo e Todoroki, altra cosa che ci fa capire che tiene proprio alla classe. Bene ragazzi, da qui in poi, se non avete letto il manga, non ci sono grandissimi spoiler, eh? Però, se siete quelli che non vogliono proprio niente di spoiler, non continuate questo video. Io vi ho avvertito, continuo. Perché infatti, per vedere Jiro passare al comando, prendendo le redini della classe, dobbiamo aspettare il festival culturale dello UA, cosa molto importante per i ragazzi, sia moralmente per unire ancora di più il gruppo, ma anche significativamente per mostrarsi migliori alle altre classi. Ma in cosa consiste questo festival culturale? In sostanza, le classi devono organizzare qualcosa per il festival. Jiro suggerisce un concerto rock, dove un gruppo suonerà, l'altro ballerà e un altro ancora penserà agli effetti speciali. Il lavorone della ragazza sta proprio qui.
infatti assegna ogni tipologia di ruolo correttamente e tira fuori un concerto da urlo, anche grazie al saper suonare la chitarra e cantare benissimo, dimostrando che la prima A non può essere inferiore alle altre classi. Bene, adesso parliamo un po' delle abilità e del quirk. Di Jiro sappiamo che è abile a combattere con le armi bianche, grazie, ovviamente, al suo primo combattimento con la spada creata da Momo nella prima stagione, ma il suo pezzo forte è ovviamente il quirk, Earphone Jack. La ragazza, infatti, grazie ai suoi lobi delle orecchie, può infilare i jack in qualsiasi cosa e incanalare il suono del battito cardiaco su di loro, causando il caos all'interno di essi, ma anche la capacità di catturare suoni e vibrazioni percependo cosa la circonda. Grazie all'allenamento poi ha sviluppato un'abilità di bloccare gli altri suoni, ma deve perfezionarla perché ad un tot di decibel potrebbe rischiare l'udito. Tuttavia le sue mosse possono anche venire potenziate dai suoi guanti e dai suoi stivali, nei quali, inserendo i jack, oltre ad amplificare, ha la capacità di dirigere il suono in una determinata direzione. E niente ragazzi, questa era Kyoka Jiro. Io spero che vi possa essere piaciuto il video, vi ringrazio ancora per il supporto che mi state dando, noi ci vediamo domani con un prossimo video, plus ultra!